Buongiorno, benvenuti tutti alla rassegna stampa di oggi, 25 ottobre. Reduce ieri sera da una straordinaria serata, è una bellissima serata di presentazione, come sempre ve lo tocca tutte le mattine, le tasse invisibili. Ieri sono stato a Bassano del Grappa, è il primo giorno di uscita del mio libro, il 24 di ottobre, e trovo molto più divertente essere stato in una bella città, 50.000 persone della provincia italiana, invece che andare a fare le solite pippate, insomma, con politici e personaggi a Roma o Milano. Quindi veramente grazie a Marco che l'ha organizzata, a tutti gli amici che ieri sera si sono presentati per vedere la presentazione delle tasse invisibili ieri sera, dunque, a Bassano del Grappa. Grazie a tutti quanti voi di Bassani, tutti voi bassanesi, ho visto tanti amici veneti, molto indipendentisti e autonomisti, devo dire, molto più di quanto si immagini stando a Roma. Si sono veramente rotti le scatole e c'è da capirli. Cosa succede sui giornali oggi? Buongiorno Luisa, Rosario, vedo Aristotele, Cristina e Pirografando arte, vedo ora su Instagram, insomma un sacco di gente, Laura, Sironi, ciao, Maria Grazia, insomma tanti amici che si stanno collegando ora su Facebook e su Instagram per questa diretta. Allora, che cosa è successo sui giornali? Ovviamente la notizia di tutti i giornali riguarda un caso di cronaca durissima che è avvenuto a Roma e la morte di Luca, un ragazzo che avrete ormai capito da internet, è inutile che vi faccio tante discussioni, un giovane ragazzo che ha difeso la fidanzata che era stata aggredita e scippata di una borsa, rincorre questi due malviventi italiani, anzi romani, perché dicono, secondo le ricostruzioni, dacce la borsa, che non è esattamente un gergo, diciamo, da immigrato magrebino, ma direi più da romano borgataro, come direbbe Merlo su Repubblica, riferendosi alla Meloni. Ma comunque sia, questi romani prendono, uno di questi romani viene di questi due delinquenti viene placcato da Luca, cade a terra, Luca ha la meglio, va sul secondo, tira fuori la pistola, il secondo, e spara, lo uccide. Un dramma su una Roma violenta, città violenta, perché arriva dopo, vi ricorderete, il nuotatore Bortuzzo che fu sparato quando stava all'Axa, che è un quartiere, diciamo, verso Ostia, vicino a Casa al Palocco, diciamo non è periferia perché è una zona bella, ma insomma stiamo parlando, è periferico ma è una zona residenziale di Roma. E anche vi ricorderete il caso dei turisti che uccidono americani, che ammazzano i carabinieri, insomma Roma città violenta è il leitmotiv, diciamo, di cronaca di questa giornata su tutti quanti i giornali. Roberto Cressi oggi sul Corriere della Sera scrive un fondo in cui dice una città senza pace, in realtà poi cita i rifiuti, cita lo sciopero di oggi, cita tanti dei disagi di Roma, però il titolo giusto bisogna forse avere un po' il coraggio di farlo, cioè non è una città senza pace, è una città senza sì sindaco. Cioè noi ci rendiamo conto che stiamo parlando di una città governata da Virginia Raggi. Noi fra 20 anni, 30 anni, 40 anni parleremo di Virginia Raggi, come, non dimenticando il nome o cognome ovviamente, come una specie di pestilenza che si è manifestata a Roma. Perché vedete, molti oggi dicono, soprattutto i giornali di sinistra, i giornali, diciamo, che vogliono essere equilibrati con tutti, ma è una roba, mi sembra lo stesso Corriere della Sera, che arriva da Le Manno, che arriva da Marino, a parte che Marino c'è stato poco, ma il punto fondamentale è che non è così. Difficilissima, è una città quasi impossibile da amministrare, non è Milano questa mia connessione qua internet, ma il fatto che Roma sia difficile da amministrare non toglie che ci sia un sovrappiù di pessima amministrazione fatto dalla Raggi. Detto questo, Fabio Tonagli su Repubblica ci spiega come i reati in realtà diminuiscano a Roma, ma invece aumentino le rapine e i fatti di sangue. E che palle questo wifi! Siamo su 4G e la facciamo prima. Scusatemi qua, questi casini, diciamo, di rete che mi fanno venire il sangue al cervello. Vabbè, polemica sulla morte di questo ragazzo tra Salvini e, come si chiama, e Conte, perché Salvini dice, che cosa dice Salvini? Dice una città, dice delle cose sulla città dicendo che è una città insicura, Roma, che è una banalità, però poi
dice sono stati tagliati i fondi alla polizia, eccetera. Forse se lo poteva evitare Salvini, perché io non metterei in relazione proprio le due cose. Cioè, penso che città non governata, che a Roma si possono dire tante cose. Purtroppo, quando muore una persona, metterla subito in relazione ai tagli, eccetera, è un po' difficile, perché lì, non, anche se avessimo 100 poliziotti, di fronte a quel pub, dei Colli Albani, mi sembra, dove è avvenuta la vicenda, forse non sarebbe riuscito il poliziotto ad evitarla. Tante volte i poliziotti anche ci vanno in mezzo. Ma Conte, a questo punto, che ha capito che Salvini è il suo vero nemico, l'uomo con cui governava fino a ieri, dice che Salvini è un miserabile. Miserabile. Andiamo sulla manovra economica. Bene, che cosa è successo sulla manovra economica? Niente, la cosa sostanziale della manovra economica è questo famoso decreto, legge che conterrebbe le manette agli evasori. Ne parla un retroscena del Messaggero molto interessante, perché dice che le pene saranno aumentate da 6-8 anni, lo sapevamo, per chi fa una dichiarazione fraudolenta con un'imposta evasa sopra i 100.000 euro, e anche questo lo sapevamo. Luigi Porro, ultimamente siamo molto critici nei confronti di Salvini. Cosa è successo? Eccolo là. Eccolo là. Luigi Porro, porca puttana! Io faccio il giornalista. Io non sono il braccio destro, non sono la Dea Calì di Salvini, non sono Dea Calì di nessuno. Ma se cazzo c'è una roba che fa male Salvini, si può dire o si diventa molto critici. Cosa è successo? Sapete cosa? Mi ha pagato la Raggi. Mi ha pagato la Raggi. La Raggi è venuta da me e mi ha detto: ti do 100.000 euro perché tu parli male di Salvini. Ma dove cazzo vivete? Parlo male di Salvini. Ma potrò dire che il giorno dopo in cui muore Luca, ammazzato da due deficienti a Roma, forse la cosa migliore da dire: sì, Roma è una città insicura, ma non metterlo in relazione al fatto che ci sono stati dei tagli alle forze dell'ordine? Si può dire? O nel vostro cazzo di mondo di ultra non si può neanche dire questo? Io mi fa venire veramente, mi fa innervosire anche la mattina. Va bene, su questa minchia di manovra, oltre a dire scusami, sto diventando anche un po' critico nella manovra, Stefano, come si chiama? Porro? Luigi Porro? Quando invece sono critico nei confronti della manovra va bene, mentre invece se sono critico qualche volta nei confronti di Salvini non va bene. Ragazzi, faccio giornalista, leggo i giornali, dico quello che cavolo mi pare nei confronti di tutti. E sapete che c'è di nuovo? Che se vi sembro critico nei confronti di Salvini, andate a leggervi Repubblica, andate a vedervi l'Annunziata, andate a vedervi 8 e mezzo, andate a vedere Carta Bianca, andate a sentirvi tutti gli altri giornali, chiaro? Fate questo, così vedete cosa vuol dire essere critici nei confronti di un politico senza avere i paraocchi. Io non ho i paraocchi nei confronti di nessuno, va bene? Poi andiamo avanti, dubbi di Davigo. Davigo ha dubbi sulle manette agli evasori, perché dice una cosa banale: il capo degli evasori, e sapete, scusate, degli evasori, dei magistrati giustizialisti. Davigo su questo mi può mettere in galera, ho sbagliato. Il capo dei magistrati giustizialisti, non certo degli evasori. Cosa dice? Cosa de Françoise, buongiorno. Cosa dice Davigo? Guardate, per accertare l'evasione fiscale ci devono essere 3 gradi di giudizio, e quindi tu devi mettere delle manette agli evasori dopo 3 gradi di giudizio. Come fai a farlo preventivamente? Insomma, racconta quello che Alba Monte dice, questa è un altro magistrato, rischia di essere una norma manifesto, perché intaserà i tribunali e non riusciremo a fare nulla. Sono leghista, ma condivido a volte meglio tacere. Salvini, vabbè, perfetto, Maria Chiara, grazie, che cavolo. Sandro, tranquillo, no, oggi sto proprio isterico. Sole 24 ore, ci spiega qual è la sforbiciatina alle detrazioni. Dovete sapere che in Italia ci sono pochi eroi, diciamola così, o pochi fessi se preferite, che dichiarano più di 120.000 euro. Questi signori sono l'1% dei dichiaranti italiani, l'1%. Questo 1% delle persone che dichiarano più di 120.000 euro, il fisco gli toglierà le detrazioni del 19%. Però spiega il Sole 24 Ore che gli toglie le detrazioni di imposta del 19%, ma non le interessi sui mutui, le spese sanitarie e anche le ristrutturazioni edilizie, che di fatto non sono al 19%, ma sono al 30, al 36, al 50, al 65%.
Quindi si tratta di una manovra che renderà pochissimo, ma che dà un segnale, cioè ai grandi non evasori contribuenti, non detraiamo più le bazzecole, gli asili, cosa anche giusta tutto sommato, se sei ricco forse puoi anche non detrarti l'asilo, ma è il principio che è assurdo, cioè volete fare il contrasto di interessi, io che fatturo, che non fatturo, che mi porto in dichiarazione, eccetera, e poi a quei pochi che fatturano, l'1% della popolazione che fattura un sacco di soldi, non gli fanno detrarre delle spese. Ma va bene così, insomma, non è che penso che piangano i ricchi come voleva qualcun altro. È fantastica questa storia del procuratore di Arezzo, il procuratore capo di Arezzo, che si chiama Roberto Rossi, è stato sospeso dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal CSM, perché secondo lui, mentre stava coordinando le indagini sulla Popolare Etruria, era anche stato consulente di Palazzo Chigi, dell'ufficio legislativo, in cui era ministra la Boschi, il cui padre era indagato, era sotto inchiesta per la questione Etruria, e il CSM dice poco trasparente è stato il procuratore di Arezzo. Il capo della procura di Arezzo viene quindi sospeso e al suo posto arriva qualcun altro. Il capo della procura di Arezzo dice: scusatemi, io non avevo a che fare col ministro ma con un magistrato che era a Palazzo Chigi, e comunque questa consulenza ce l'avevo prima dell'indagine che feci poi sulla Popolare Etruria. Chiaro? Allora, io non so come... Ciao Katia, vedo che ti sei collegata, ci siamo visti ieri a Bassano. Allora, io non so come sia, però questa storia del capo della procura di Arezzo che viene fatto fuori dai magistrati perché pensano che sia stato poco trasparente nei confronti della Boschi, proprio quel CSM, di cui alcuni suoi membri parlavano con un altro renziano che si chiama Lotti, beh, mi sembra uno straordinario spaccato della grande ipocrisia di questo paese, in cui ovviamente i magistrati, politici, sono tutti amici fino a quando qualcuno non li scopre, e a quel punto diventano più rigorosi di Torquemada. Ve lo ricordate Bellomo, il consigliere di Stato che faceva le ragazzine in minigonna, ma le faceva passare sempre gli esami, era considerato bravissimo, gli abbiamo fatto un culo così a questo Bellomo perché le ragazze dovevano mettersi in minigonna. C'era anche da chiedersi, all'epoca ce lo chiedemmo, ma scusami, una ragazza che si mette in minigonna perché glielo chiede un maestro che gli vuole far fare un esame, cioè, e che può diventare magistrato, insomma, si sottopone a una regola un po' assurda. Forse potrebbe evitare di sottoporsi a questa regola, posto che non è obbligatorio fare il corso di Bellomo, forse non è obbligatorio perché non c'è nessuna violenza nel chiedere una cosa di questo tipo, e se tu ti senti offesa lo mandi a quel paese Bellomo. Beh, insomma, abbiamo fatto un mazzo così a Bellomo e ai suoi assistenti, e cosa succede? Tre procure indagano, l'hanno pure arrestato, una di loro, i giornali, Bellomo, il consigliere di Stato, che schifo, Me Too, eccetera. Cosa succede? Una breve così del Corriere della Sera, un po' più grande su Repubblica e sugli altri giornali, in cui il PM di Milano e il GIP di Milano chiedono l'archiviazione di Bellomo perché non avrebbe né estorto, scusatemi, né molestato, né minacciato le sue studentesse. Chiaro? Gli abbiamo fatto un culo così a questo Torquemada, Françoise. Ilva, e dopo Turco, ieri, che è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per gli investimenti nel futuro, che dice che è bella Taranto, il suo sogno è Taranto senza industria, oggi trova un altro ministro che si chiama Provenzano, sempre di questo governo, che va d'accordo su tutto, in cui dice: senza l'industria il Sud non esisterà più. Allora, fatevi una telefonata, invece che dirlo ai giornali, Provenzano e Turco, chiamatevi, no? Toc toc, toc toc, vi sentite al telefono? Tra l'altro, probabilmente i telefoni ve li paghiamo noi, no? Perché sono pagati dal contribuente, la Consip avrà fatto una gara, voi avrete il cellulare pagato da noi, quindi cazzo di Provenzano e Turco, bim! La barzelletta che Repubblica qua, che succede che la Regione Puglia avrebbe tagliato i fondi della Freccia Rossa a Taranto, non fa ridere, fa piangere di vergogna. Vabbè, questa è un'altra cosa che mi ha mandato il governatore della Puglia, non so, forse riferito a un pezzo del giornale. E ultima cosa è questa roba invece che mi fa indignare, della Meloni, e lo ricorda molto bene oggi il giornale, lo ricorda molto bene anche Libero, perché cosa è successo? Ieri non ve ne ho parlato, ma Merlo, considerato una penna di quelle che scrivono bene di Repubblica, sostanzialmente dice che la Meloni è una burina, no, sostanzialmente scrive, è una burina della garbatella, è stata abbandonata dal padre, neanche il suo marito, il suo compagno, il padre di sua figlia se la vuole sposare.
Dove sono gli indignati sul sessismo? Dove sono i titoli contro Bellomo? Dove sono quelli che dicono Me Too? Dove sono quelli che hanno cacciato Gervasoni dalla Luis, i Max Weber della Luis che si indignano sul fatto che un giornalista si permette di dire alla... Oddio, qua che è successo? Aspettate, aspettate. Alla Meloni che è neanche riesce a farla madre. Dove sono finiti? Dove sono finiti quelli che difendono le donne? Voi non avete idea che cosa è riuscito a scrivere Merlo nei confronti di una ragazza che fa politica, ci può credere o non ci può credere, vi può piacere o non vi può piacere, che neanche il peggiore dei leoni da tastiera di Instagram o di Facebook o di Twitter avrebbe mai scritto. La Meloni si arrabbia, minaccia, querela, fa bene, e oggi probabilmente lo leggerete meglio sul Libero, il giornale, il resoconto di quel disgustoso pezzo di Merlo che però no, vince i premi letterari, è stato in Rai, viene considerato una persona dalla faccia pulita, non quello schifo di Salvini, non quello schifo della Meloni, non noi, no? Caspio c'entra Gervasoni, te lo spiego io, Mario Rambler, che cazzo c'entra Gervasoni, che per un tweet Gervasoni viene cacciato dall'università Luis privata, per un tweet viene cacciato, ed era il tweet della Meloni, boom boom, vuoi che te lo rispiego? Boom boom, fa un tweet e dice boom boom alla Ocean Viking o alla Sea Watch, viene cacciato. Allora, uno che viene cacciato per un tweet da un'università e tutti zitti e muti, e dall'altra parte mi trovo un giornalista che dice che la Meloni, oltre a essere una burina, non viene neanche sposata dal padre dei suoi figli, dicendo che quindi è indegna di essere sposata dal padre dei suoi figli, e tutti zitti e muti. Non dico di cacciarlo dalla Repubblica, che fa parte di quel giornale, non me ne fotte nulla, ma sto cercando gli indignati, le persone per bene, gli intellettuali, le personcine col collettino. Dove cazzo sono quando a scrivere queste minchiate Repubblica e i suoi giornalisti di punta? Dove sono? Si è capito? Certo, Pier Giorgio ha detto che l'ha capito. Chetti, grazie, solidarietà a Giorgia, perché quello è veramente una roba oscena. Se l'avessero fatto nei confronti di una parlamentare di sinistra, mi immagino che cosa sarebbe successo se l'avessimo fatto noi del giornale. Io vi ricordo, come sempre, che le tasse sono invisibili, ma molte e numerose. Andate nella vostra libreria sotto casa, nella vostra libreria sotto casa, e andate a chiedere al libraio questo libro. Dategli. Anche POS, va benissimo per quanto mi riguarda, con tanti POS, fate quello che vi pare. Ma insomma, le librerie, che sono veramente uno dei pochi presidi della cultura di questo paese. Ciao!